Bella quella punta. Cerca Thomas. Questa è una parete. Qui. Niente. Hello? Anyone? Thomas? You there? L'anatroccolo. Leggenda polacca, il drago della collina di Weber alla pagina 4. Perché mi cadono i denti a pagina 7? Si torna per i bambini. Si torna a scuola, a pagina 9, rompicapi per... Ok, e molto altro. Wow. Voglio anch'io. C'è... Piantina. Tu sei qua. Ok. Interessante la scala, è una forma particolarissima. Chissà se poi esiste, ma può essere che esista davvero? Andiamo a vedere se c'è una storia al riguardo, se esiste, se c'è davvero una storia di massacre o qualcosa del genere. Lobby, reception, ascensore, la piscina, la sauna, stanza a giorno, attività ricreative. Un po' assente la scala. Qui c'è l'ascensore. Qua. Ristorante, il gusto del popolo. Sala ricreativa, il posto più sicuro per i giovani sarà appunto la day room. Dov'è Mike Enslin? Quello non è un nome polacco. Boris. Vota per Pedro. Magari qui dentro c'è qualche easter egg che non vedo o non conosco. La stella del teatro Bolshoi, Vivienne. Praticamente ha ballato qua. Sono dei riflessi qua. Altre cartoline. Ah, promozione. Wow, sto facendo progressi, F. Mia cara, so che avevo promesso di venire, ma indovina un po'. Mi hanno promosso. Sì, sul serio. Ti presento un nuovo capo del personale. Ah, però. Credo che potrebbe davvero essere un nuovo inizio. Un luogo da chiamare a casa. Beh, noi intendo. Me, te, i ragazzi. So che sembra folle, ma pensaci, tuo per sempre. Magari lo incontriamo in persona, questo F. Svago al lago. Strano. È abbandonato, ma c'è. Una torcia. Quindi non è da molto. Thomas? Easy, Marianne. It's just a good old-fashioned haunted hotel. Calm your ass down and answer the bell. Ok, quindi forse si può aprire.
con la pallina. Farfalla. You look real scared. I'm sadness. Però ridevi? Sadness. Is that your name? I mean, musica. You seem pretty cheerful to me. Well, it's what I remember. My friends used to call me by a different name. But I don't remember what it was. Your friends. Oh yeah, I used to have a lot of friends here. But they're all gone now. Did something happen to them? I don't really want to talk about it. That's okay. Questa è la ragazza che abbiamo visto. Do you live here? All by yourself? You wouldn't believe how boring it gets sometimes. I can imagine. This place must have been... Oh, yes. So busy. People coming and going all the time. Always someone to play with. Must have been nice. It was. Not anymore. So, tell me, what happened? I remember. People stopped coming. Only a few of them stayed. But they became very sad. Very angry. They might hurt you. Thanks. But I can take care of myself. Hey, I was wondering, have you seen... Marianne? Yes? Would you play with me? Just for a little while. It's been so long since I played with anyone. Okay. But I need your help first. Yes. Yes! Anything, Marianne! I'm looking for a man. Do you know him? Let me think. I've heard that name before. Somewhere. Take your time. Oh yeah. The second floor. We can look there. Come on. Hurry. Wait. I can't go that way. Damn. I need to get up there somehow. Vedete, cioè, come avete sentito, la musica è bella, perlomeno per i miei gusti. È molto da film, cioè nel senso non è dark ambient pura, che in realtà è slegata appunto da un'esigenza di essere una colonna sonora per cui osa di più, eccetera. Questa è una specie di versione edulcorata, pop, tra virgolette, da dark ambient, che invece può essere veramente molto più oscura, molto più sperimentale. Però è di gusto, sicuramente è di gusto. Niente, quindi di qui non si può salire, chiaramente, perché c'è appunto questa specie di parete. Questi ascensori, ha parlato di secondo piano, no? Might as well see if it works. Andiamo prima al primo. Vediamo se c'è il primo. Sadness. I wished I knew her real name.
Ask mi viene in mente, non è che ha qualche cosa da vedere con Lady of Sophia's 2? Io l'ho visto proprio pochissimo, mi sembra che c'è a che vedere col teatro, col cinema, magari le maschere, forse è un riferimento. A parte che loro hanno potuto risparmiare così sulle animazioni facciali, però l'hanno scelto anche come caratterizzazione. Niente, il primo tuo per un'esperienza stracorporea. Mette in psicosi. Ok, come... Dobbiamo trovare di nuovo la fonte di luce. Qui c'è un po' di tentennamenti. Open rate. An out of body experience. It's like taking a plunge into nothingness. Stay under for too long and it just pulls you in. Praticamente ci stiamo evaporando. Ok, Marianne. Now get your ghostly ass back and power up that elevator. Primo B. Ok, arriviamo prima. Prima attivare qua. Le opere del pittore rinomato in tutto il mondo, Richard Tarkovsky. Non ha menzionato Wyszynski. La prima volta al Resort. L'altro è morto da non troppi anni. Niente, qui la scala non c'è. Qui non si può scendere. Niente, vabbè, andiamo al secondo piano allora. Ok, siamo lì. Nella lobby. Qui niente. Niente. Qualcosa di qua. Non era molto chiaro. What is that? Ma ci sono le farfalle qua. Proseguiamo. Guarda di prima. Holy shit. I didn't even know I could do that. Forse ci consuma, no? Un'altra qua, allora prima iniziamo con l'altra, va? Ok.
Ci vuole una chiave? Niente. Torniamo là. Come vedete, io c'è una differenza. A me sembra che ci sia una differenza in frame proprio tra questa e questa. Chiave. Ecco, lo stile è assolutamente quello. La chiave è strana. Appena. Andiamo avanti, cosa succedeva? Ok, c'è un limite. It looks like flesh. Is that skin? Dentro ci sono di nuovo le farfalle. Ok, andiamo a aprire la porta. È solo A praticamente. Ok, quindi si è, vabbè, un po' per testuosa la cosa, intendiamoci. Quindi qui si va da qualche parte. Qui centro di sul mondo materiale o meno. Ok, praticamente allarga la finestra. Ha un frame rate veramente pessimo. C'è anche qualche glitch. Niente. Il primo X? No, solo quando vuole lui. Telefono. Yes. I'm working on it. Yes, I know. I just yes. I understand. Just give me some time. A few days. You'll get what you want. Ugh, that voice. I don't know why, but it gives me shivers. Non è che è F questo? Chiunque sia F lì, si scende. Ok. This room. It feels cold. Memories of grief, loneliness. C'è qualcosa, bisogna metterci dentro qualcosa. An old prescription. I know these drugs all too well. Nome Ursula. Cognome Roschi. 41 anni, 53 kg. Pippo Fezzine. Vuspirone. Anamnesi. Ursula soffre di depressione, isteria, insonnia e malnutrizione, direi. È stata sottoposta a elettroshock. Riempire fino a 6 volte. È quello che dicevo quando abbiamo visto la sequenza, diciamo così, dei titoli. Dava l'impressione che fosse appunto un elettroshock a me. Some objects soak up moments from the past. Just squeeze in the right spot and let it pour out. Ok, bisogna ruotare praticamente l'elle. Ah,
sunflower weary of time. For my favorite nurse. Oh, Mr. Tarkovsky, you shouldn't have. Please, it's the least I can do for all the good work you do around here. Huh. An actual happy memory. So there's more to this place than just doom and gloom. Sta facendo un marpione. Un attimo qua. E dove siamo venuti qua? Questo. Ok, siamo venuti da qua. Quindi non siamo andati. Shit, there are thousands of them. I'm gonna need more energy to get through. Ok, non possiamo passare, non abbiamo lo scudo evidentemente. Tornando indietro. Cos'è? Oh, altro. L'infermiera triste. Ok. Abbiamo girato in tondo. Vieni qua. Muro. Ancora questa porta. Non sembra un precipizio, però sembra solo un terreno scosceso. Bellissimo. Vaffanbaglio. Facciamo, siamo un po' smaterializzati. Gentile, il mostro ci ha aperto la porta. Di sangue. Far scendere. Mi sa che possiamo aprire le porte adesso. Mi sa che non... meglio uscire. Ah? Una certa soddisfazione. Beh. Intuizione. I know you're there. Wish I had the strength to cut you out. You don't deserve to exist. You're nothing.
There have been times when I thought about ending it all. But I was too afraid that a part of me would go on, trapped on the other side. Forever. Quindi quando si sente quel suono vuol dire che c'è, diciamo così, un ricordo. Qui non c'è altro. Ok, eccolo qua. Il girasole è essiccato. The light of a memory strong enough to defy this place. Ok, un ricordo positivo. Questo non si può ancora... Ah, qua X. You want me to read you another one, darling? Oh, look at this mess! Don't worry, I'll clean you up in no time. I'm here for you, my love. This man, Tarkovsky, he ended up as her patient? Ha passato l'epoca. Prendiamo di qua. Cosa vediamo? Ah, non ci fa uscire, dove siamo entrati prima? Questa è la scala da bagno. Qui è chiuso. Qui c'è un po' di glitch per il texto, siamo... Devo tornare indietro. Ora l'altra porta. Ma no, vieni qui per prendere il girasole. Poi servo. Ah, il girasole possiamo metterlo qua? Ah, ok, è diventato una fonte di questa luce. Se non ci mollano. Adesso. Niente. Mi sa che di qua. Prendere mi sa che non si fa, che non si può. Si sa, infatti, ho messo il corrimano nel modo per spostare la ringhiera, per così. Niente, saliamo. Adesso siamo ben oltre dove ero arrivato io nelle prove. Andiamo a spostare. Prima vediamo. Adoro quel pavimento di tipo granito. Ce l'aveva mia nonna in, più o meno, sì, così più o meno. So che mi metteva una depressione. È orrendo, sembra una cosa da cimitero. Dobbiamo andare prima di qua. Abbiamo fatto il giro per arrivare qua. Ah, ok, quella è la porta.
Non so, sto sbagliando. Forse no. L'hanno lasciato.